Signore e signori, è arrivato il momento che tutti stavate aspettando. La reaction più attesa dell'anno finalmente è tornata. Benvenuti alla prima puntata del Collegio 6. Silenziosi e rispettosi. Certamente. Iniziamo benissimo. Iniziamo al meglio. Vengono da tutta Italia. Dove vieni? Napoli. Ah, questo è Gennaro. Quello è Jenny. Sì, sì, è lui. Ha un comportamento, sì, dell'uomo un pochino di una volta, ecco. L'uomo porno. L'uomo più o meno. L'uomo porno ha detto. Ha detto l'uomo più o meno di una volta. No, torniamo indietro. Ha detto l'uomo porno. Ho sentito benissimo. Dell'uomo un pochino di una volta. Ah, un pochino. Ah, un pochino. Ha detto dell'uomo un pochino di una volta. Ah, ok, ok. Devo dare il primo bacio ancora, mamma mia. E c'ho 14 anni. Vabbè, oh, ma te sei un fighetto, la trovi subito una ragazza. Scommetti che lui 100% trova la ragazza al collegio perché devono fare il contrasto. E speriamo che avvenga questo primo bacio. Poi le sorelle gli hanno detto quanto va messa, quanto non va messa. La lingua? Ma dai. No! Il pennello. E la lingua? Come il pennello? La lingua. Il pennello! Ma perché stanno escludendo questa? Io scuola non la faccio più. Io sono stata bocciata 2 volte. Vantati! Oh, ma chi è questo? È nuovo? Oh, mamma mia, chi è quello? No. Solo i signori genitori. Ah, il collegio al contrario. L'altra volta hanno fatto entrare prima solo le ragazze, ti ricordi? Sì, è vero, mi Adesso ricordo. Fanno entrare solo i genitori. Mia madre e mio padre sono entrati e io sto qua sotto al sole, sto a fa la colla. Sto a fa la colla! È una citazione sottilissima questa. Fa caldo? Sì, troppo. Cioè, stiamo tipo a fa la colla. Oh, sapete quanto godo se non lo fanno entrare? Wow, che divertente, stiamo entrando in un posto dove entreremo tra 2 minuti senza essere cazziati. Però facciamolo illegalmente perché è molto più divertente. Signora, anche lei grazie gentilmente. Ma come, non se ne è accorto? Vabbè, dai, poi genitori. Lei, scusi, come mai è qua? Vedo che entravano tutti. Che ma stile, bellissimo però. Ma come dai, detto. No, è stato stilosissimo. Sì, dai, è stato mettilo, stiloso, dai, cioè. Però dai. Grande l'infame, è uscito lui. Ah, è vero. Ha lasciato dentro l'altro. Il preside del collegio. Ho già paura. Ma perché? Cosa dici? Che bravissimo. Allora, se tutti siete d'accordo che i ragazzi entrino in collegio. Ma non capisco chi dovrebbe essere in disaccordo, cioè, se sono già lì dentro. No, più che altro prima hai già mandato. Sono tutti consapevoli che loro abbiano inviato i provini. Hanno fatto provini su provini e mo' arrivano lì. Se siete d'accordo. La vedo già sorridente. Certo. La diverte? No, non sono divertita, sono entusiasta. Ecco chi mi ricorda. Donna, ti prego, spoglio. Diana del Bufalo, ragazzi. È vero, la voce. Ma è vero. Troppo. Sto scrivendo un'opera filosofica, 3 concetti principali: libertà, arte e infinito. Sicuramente una persona molto molto profonda. No, questa non c'entra niente con gli altri. Esatto. Questa è qui e tutti gli altri sono qui proprio. Sì, sì, sì. Ma io sono innamorato di è lei. È di un'intelligenza assurda, si vede. Ho una pagina di attivismo. La seguo. Sarebbe bello magari avere un confronto diplomatico e poi arrivare a un finale compromesso. Dio, sta calpestando il preside con classe. Sempre se però avremo i modi. Ma che ha detto? Ma che ha detto? Le sì, non è che capito. Sì, arrivederci. Salute. Ho sentito un patetico. Anch'io ho sentito un patetico. Vorrei sapere chi di voi ha fischiato. Ha sentito. Mamma mia, beh, cioè non è sordo. Ho capito che anziano non è sordo. Non iniziare con sta piantina. Lasciala qui per piacere. Anch'io ho fischiato. Io ho fischiato la madre? L'esempio qui. Fatelo voi. Dai, oh. No, io non lo faccio. Dai, siedi. Ma no, ma guarda che domanda, ma leggi, ma fallo te. Io già sento che sta raggiungendo i livelli di Teoli. Sì, sento che sta raggiungendo già il limite. Il limite della mia tolleranza. Fa quello che vuole. Se vuole fischiare, fischia. Se vuole scappare, scappa. Ma per forza c'è la madre che lo fa anche lui, no? Che sono, secondo lei, i bruti? I bruti sono le persone che non vogliono ascoltare e che non vogliono osservare. Ti prego, sì. Continua. Sei innamorato, vero? Troppo. Conoscenza non è un qualcosa da intendere in maniera settoriale. Quando chiude gli occhi proprio con la passione. Disciplina che riguardi lo scibile. C'è la storia, la letteratura, la filosofia. Sì, vabbè, hanno fatto un montaggio eccellente anche. Ed è giusto.
Ah, scusi. No, l'ha interrotta però. Secondo me non ne poteva ma più. Ma che maleducato. Non ne poteva più. Ha una personalità molto forte. È nervosa. È sì, nervosa sì, perché non ha finito la frase. È vero, si vede. È nervosa. Nervosa. È vero. I suoi genitori scrivono: mangiare con le posate. Perché come mangia? Mangiare questo? Con le posate. E? Evidentemente sì, mangia la minestra così. Sono Sveva, ho 14 anni e amore mio, non metterti mai contro di me. Placati. Oddio, ho paura. Mi sa che mi vado a nascondere. Prof, cioè io ho studiato tutta la settimana, tutti i giorni. Non sono neanche andata agli allenamenti per studiare la sua materia. Che falsa. Ma non ci credo. Le sembra il caso di presentarsi al collegio con una camicia del genere? Ma perché, scusa? Infatti non ci trovo ma niente. Ma cos'è male, sta superficialità? Io. Ma guarda te. Per molti ragazzi la possibilità di essere ammessi al collegio è appesa a un filo. Ma perché la devono sempre fare tragica? Sì, per molti che... studenti sarà impossibile entrare. Tanto, tanto entrano tutti, si sa. Si alzino. Il signor Rubino, il signor D'Ambrosio. Li fanno alzare per poi farli risedere. Esatto, perché, tanto, perché non succederà niente. Sedetevi. Come volevasi dimostrare. Siete tutti ammessi in collegio. Guarda, davvero! Incredibile! Assurdo! È il momento di cominciare a impossessarsi dello spirito degli anni 70. Si è proprio immedesimata benissimo negli anni 70 in cui non ti facevi la ceretta. Siete solamente dei collegiali. Pensavo siete solamente dei coglioni. Ma non posso vestir così? C'è la gente che prende per culo, mi prende! Ma questa cosa pensava di mettersi, scusami? A me scioccano, ti giuro, a me queste cose mi scioccano un po', perché dico, tu sai perfettamente. Esatto. Da sei cavolo di edizioni cosa va incontro. Esatto. Ma io mi metterei pure un sacco dell'immondizia se sapessi che esco 700k. Sembro un maschione con la giacca, a me non me va di vestirmi così. Ma i montatori video che mettono la musica depressa, col piano, ma fatevi sì, furbi, ma cioè, come se fosse un dramma. Non ci esco così, sembro una stupida. Tu sembri una stupida, ma se sei bellissima. Allora io ho 30 anni però non posso vedere. Non posso vedere. Ma come puoi dire che sei brutta? Sei bellissima, cioè, sembra una puntata di 100 vetrini. Porca è arrivato il momento della primissima ispezione. E come mai troveranno proprio un cellulare nascosto? No, il salame dove lo nascondiamo? Quella è la cosa più importante. Io sono scorsa. Sei identica all'anno scorso. Ma perché? Oh ragazzo, fa gli specchi. Sono un genio. Proprio un genio. Perché la sorvegliante non è 6 anni che toglie roba da dietro lo specchio. Cosmetici, anelli e orecchini, treppiede, chuck. Ma perché quello ha portato un treppiede e un chuck dentro il è collegio? È appassionato come te. Sì, ma anche io sono appassionato. Scusa, sono appassionato di pesca. Mi porto la canna da pesca al collegio. Portati al sicuro nell'ufficio sorveglianti, saranno custoditi gelosamente. E sicuramente nessun alunno cercherà di rubarli. Ci vuole proprio del magnifico minestrone. Mazzola. Sì, vabbè, ma non è che se solo perché il 1970 dove devono mangiare male. Voglio dire, non che il minestrone sia no, mangiare però, male. C'è da dire che dai. Però ogni volta devono fare sta scena come se negli anni passati si mangiava male. Non è vero, si è sempre mangiato benissimo. Bene, esatto, in Italia, esatto. Quindi. Oh, ha tirato un pugno. È arrabbiata, arrabbiata. È chiaro? Sì. Come? Ah, che figura di merda. No, mommo, fai te. Qualcosa mi dice che lo farai tu invece. Sono sua sorella? Fortunatamente no. Ci sono delle risposte che veramente non sono dovute. Lei. Ci stanno tutte annoiando. È la 20ª volta in un giorno che sentiamo i tuoi benedetti. Vabbè, questo si chiama essere persona a modo. Voi non capite, non capite che lei non ha 16 anni, ne ha 45. Con i tuoi aggettivi, tutte le tue cose. Non devi fare la superiore con i tuoi aggettivi. Probabilmente per lei un aggettivo è una cosa astrale. Almeno io dico cose sensate. Allora prova a smentirmele, dimostramelo con un sillogismo che dico delle cavolate. Un sillogismo, cioè, no vabbè. Il tipo fondamentale di ragionamento deduttivo dalla logica aristotelica costituito da una premessa maggiore affermativa o negativa, da una premessa minore, da una conclusione derivata necessariamente. Che cacchio vuol dire? Non ho ancora capito comunque. Lunghe chiome. Ah ragazzi, il momento tanto atteso è arrivato. Accorrà. No, io non li taglio. Solito teatrino, solita manfrina, non lo faccio. Piano. Tanto lo sapete, ve li dovete tagliare, state zitte, andate a tagliarveli, fine. Fiorella. Lo sapevo. Guardate la differenza. La differenza. Benissimo, è andata.
c'è finito il taglio? Vedi perché non c'è, è solo per il gusto di tagliarli. Vuole toccare? No, che schifo. Ma che infame, dai, vuole toccare. Che schifo, sono i tuoi, che schifo. Cioè. Perché che schifo, scusa? No, adesso veramente basta. Ma corra, venga con me. Sai che figo se la eliminano adesso con i capelli mezzi tagliati? Mi farebbe troppo ridere, ti giuro. Una situazione che non risparmia nemmeno il preside in uno dei suoi pochi momenti di pace. Ma perché c'è la musica del Padrino? E poi perché sta facendo la scena di lui che si versa il... Vabbè, alla fine non è che mi ha tagliato tantissimo. Ma è identica. Identica a prima, infatti. Sono esperta in posizioni ieratiche. Ieratiche? Dai, amore, dai, calmati. No, è la parte più bella della puntata. Ha tagliato tanto. Mi può aggiornare. Però questa è violenza capillare. Violenza capillare. Cioè neanche capellare. Porti gli occhiali, ci faccia vedere una sfila. Sono cortissimi, però ma le stanno bene perché lei è bella. Ma non ha senso. Ma tanto adesso qualcuno la convincerà, rimarrà dentro. A parte che se ne è già tagliati in metà. Alle altre non ha fatto la frangia, perché lei deve farla, scusa? Sì, infatti. La scelta di lasciare il collegio è stata quella giusta. Oddio, è uscita veramente, non ci credo. Te l'ho detto. Ma non ci credo. Metti un po' di musica leggera. Guarda com'è fiero con questo baffo. No, se solo 10 minuti non lo faccio, lo strappo. Completamente immotivata questa scelta. Questa ha proprio voglia di essere mandata però fuori. Cioè, non è per dire, però cacciano quella per i capelli. E questa qui, secondo me, ha fatto una cosa ben peggiore, no? Sì. Non è scritto benissimo e lo trovo un po' mediocre, però ci provo. Ok, mi piace come premessa. Ne sta già piangendo però lei, eh? Non credo ci sia espressione migliore di mancanza d'amore. Ho sempre amato. Ma è inutile che fai quella faccia solo perché tu non comprendi l'italiano. Ma giuro che impiegherò tutte le mie forze per far sentire amate e protette le persone. Sono sconvolto perché ha detto che è mediocre questo tema. Cioè, sembra la Divina Commedia. Se avessi scritto io un tema così alla sua età, mi sarei vantato con il mondo. Sofferenze, anche se fanno soffrire me. No, dai, no, io non ce la faccio però. No, mi imbarazza proprio. Devo dire, dai, che leggermente brividi nella schiena. Dai, che cavolo. Io... No, però ha detto delle cose molto intelligenti, molto. Però è il modo in cui le dice, perché, mi mette a disagio. Perché sai che secondo me lei ha una sensibilità elevatissima. È un caso raro. No, io non ce la faccio. No, non ce la faccio. Dai, ma no, perché no? Senti come urla. Ho fatto un sacco emozionare. Ma ti ha fatto emozionare cosa che non hai capito niente. Ma hai visto lui? Sofia piange mentre legge il tema. Io non capisco perché. Perché non ho capito manco una parola di quel tema. Ma è ovvio che se non hai capito il tema, per forza che non capisci perché ha pianto. Fa troppo ridere la sua sincerità. Lei lo ha capito il tema? Non ho capito niente. Le mettono i sottotitoli. A lei, solo a lei mettono i sottotitoli. Sembra di essere in Gomorra. Allora dei temi non potete ridere. Allora dei temi non potete ridere. Potete solo strappare i fogli. Quello se può fare. Copiate 50 volte ciascuno questa frase. Ah, bella questa punizione. Questa copiare. Era pallosa. Una volta me l'hanno fatto fare 100 volte a me. Bella, bella. Non questa frase, ovviamente, un'altra. Non ho capito chi deve baciare chi. Ma perché ti sei messa un cerotto? Ho scoppiato il brufolo gigante che avevo prima. Ma che schifo. Orrenda vestizione. Orrenda vestizione, ma... Orrenda vestizione. L'ho proprio guardato così come per dire. Domani quando ti vesti male dico orrenda vestizione, Ali. Oggi parliamo di viaggi. Un viaggio. Wow, molto maturo. Grande, cioè che ridere. Ha preso il diario e l'ha sbattuto contro il banco. Cioè, ha fatto un rumore. Ha fatto così, guarda. No, vabbè. Wow. Tu sì che sei un vero bullo. Zelig questo, cioè. Hanno tolto le robe. Raga, hanno fatto le perquisizioni. Guarda. Oh, non me lo sarei mai aspettato. Veramente, non succede mai questa cosa. Cioè, io lo vado a prendere stasera. Stasera andiamo a prendere tutto, te lo giuro. Ah, sì, classica scenetta che vanno a riprendersi. Ogni anno la fanno, incredibile. Ogni volta, sì. Vabbè, dopo 5 anni che falliscono, magari questa è la volta buona. Questa è la volta buona, no? Che tu dici, ce la fanno.
California. Questo è Maroni. Veloce. Ragazzi, io mi è venuto un dubbio, no? Ma voi che guardate ogni edizione, cioè noi lo facciamo per lavoro, no? Voi invece che lo fate così per piacere, non vi annoiate a vedere le stesse cose ogni stagione, semplicemente però con ragazzi diversi? A qualcuno a cui dedicarla? Questa canzone? A sto punto a Sara. Oh! Sensazioni. Sì. Mamma mia, sta facendo fatica pure lei a suonare su queste note, guarda. Fra le ragazze, la migliore è stata la signorina Masserini. Ma Maria Sofia doveva vincere. Non so cosa fare di voi. Ragazzi, scopriremo nella prossima puntata se questi quattro pargoli rimarranno o meno. Cioè rimarranno. Secondo me rimarranno. Aspetta, scusa, riformulo. Scopriremo nella prossima puntata se questi quattro pargoli rimarranno o rimarranno. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, lasciate un casino di like, di commenti, condivisioni, campanelline e cose. Vi piace il mio nuovo abito? Orrenda vestizione. Bello questo accappatoio. Ciao a tutti ragazzi. Aia! Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Io giornata e la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.